È venuto alla luce proprio 2 giorni fa che una brigatista, ex brigatista Federica Saraceni, condannata a oltre 21 anni di carcere, percepisce il reddito di cittadinanza, 623 euro al mese. Hanno fatto le verifiche e ha tutti i requisiti per questo reddito di cittadinanza, perché la legge dice che se sei comunque in carcere o comunque stai scontando una pena, non puoi percepire il reddito, però deve essere massimo 10 anni, nel senso che se tu stai scontando una pena da 1 a 10 anni non puoi percepire il reddito, ma se tu sei all'undicesimo anno, al quindicesimo anno, al tredicesimo anno, puoi, perché passati 10 anni puoi. Aveva subito espresso il suo rammarico la vedova De Antona, proprio uccisa da queste persone nel 1999. Non parliamo anni 60, 70, 80, ma ben a fine anni 90, alle soglie del 2000. Ma si è scoperto che non è solo la ex brigatista ad avere questo reddito, ma altri due terroristi rossi ricevono il reddito di cittadinanza, uno 500 euro al mese e l'altro 780 euro al mese. E Di Maio interviene e dice: il reddito di cittadinanza non è un sussidio. Se sei a casa perché hai gli arresti domiciliari, non puoi fare i lavori di pubblica utilità. Lo dice Luigi Di Maio parlando del caso appunto che stiamo citando. Però la legge che lui ha firmato assieme a Conte parla proprio dei 10 anni, nel senso che dopo 10 anni, come se si va a prescrivere la pena e tu puoi ricevere il reddito di cittadinanza. Quindi l'inizio della pena di questa donna risale a più di 10 anni fa, quindi la legge gli permette di ricevere il reddito di cittadinanza. Quindi anche se lui, se Di Maio dice che se sei agli arresti domiciliari non puoi fare i lavori di pubblica utilità, il problema è che è sbagliata come è stata fatta la legge, perché non si è pensato che ci potessero essere persone con pene superiori ai 10 anni che potessero chiedere il reddito di cittadinanza. Semplicemente non è che hanno sbagliato, non ci hanno proprio pensato, e questo è il caso di questi tre brigatisti rossi che percepiscono il reddito di cittadinanza. Adesso non so se Di Maio può realmente togliergli a queste tre persone il reddito di cittadinanza. Dovrebbe essere il governo che fa un atto unilaterale e gli toglie questo sussidio, perché Di Maio dice non è un sussidio, ma è perché il reddito di cittadinanza serve per un reinserimento nel mondo del lavoro. Lui lo dice, ma sa perfettamente che non c'è nessun reinserimento del mondo del lavoro, perché il reddito di cittadinanza, così come è stato concepito, strutturato e fatto, è assolutamente assistenzialismo. È uno stipendietto che passa lo Stato a chi non sta lavorando. Quindi quello che dice Di Maio non è corretto, nel senso doveva essere, come dice lui, per un reinserimento nel mondo del lavoro, ma non lo è. E Di Maio trova la soluzione, dice: se dovesse servire, presenteremo un emendamento ai decreti in Parlamento per bloccare il reddito di cittadinanza a questa brigatista, che poi a questi, perché sono più di uno, sono tre che almeno io conosco, magari ce ne sono anche di più, o magari che non sono brigatisti, ma sono comunque criminali di altro tipo. E poi Di Maio dice che il reddito di cittadinanza è precluso a chi è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura cautelare. Secondo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, non ci sarà bisogno di una nuova norma per bloccare questa ingiustizia. Però, come vi dicevo prima, la legge che loro hanno firmato è diversa. Figuriamoci dopo che una persona è stata condannata. Dice: non è possibile, non lo possiamo permettere, dice sempre Alfonso Bonafede. Sì, hai ragione, ha ragione Di Maio, ma voi avete firmato una legge senza pensare che ci potessero essere persone con pene con più di 10 anni, ancora in corso, che hanno richiesto il reddito di cittadinanza. E
Eppure ieri il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, padre del reddito di cittadinanza e di dichiarata fede grillina, aveva assicurato che anche gli ex brigatisti avevano diritto al sostegno economico dello Stato se rispettano tutti i vari requisiti che competono all'INPS, dal momento che secondo lui la legge esclude solo coloro che abbiano avuto una condanna nei 10 anni precedenti, ma nel suo caso si tratta di 12 anni fa. Sul caso interviene anche il vice ministro all'economia Antonio Misani, che parla di un'ingiusta e di un errore che va corretto assolutamente, mentre Mauro Soldini, coordinatore della consulta dei CAF, interpellato da un'agenzia che si chiama ADN Cronos, ha assicurato a loro che non è pervenuta nessuna segnalazione in merito. A questo punto speriamo che lo facciano veramente senza che dopodomani se lo siano già dimenticato, che realmente vadano subito a fare qualcosa in modo da togliere il reddito di cittadinanza non solo a queste persone, ma a tutti quelli che sono arresti domiciliari o sono in galera, tutti, non 10 anni, meno di 10 anni, più, tutti, tutti. Ma interviene il padre della Saraceni, Luigi Saraceni, che dice difende la figlia dagli attacchi, prendeva già il reddito di inclusione. L'ex brigata delle Brigate Rosse Federica Saraceni, condannata appunto per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona a 21 anni e 6 mesi di reclusione. E il padre la difende, anche se lei si è detta sempre estranea al delitto. Ma gli organi inquirenti non hanno assolutamente nessuna ombra di dubbio sul suo coinvolgimento. Ma il padre è un ex magistrato e la difende ai microfoni di Radio 24. Federica è stata condannata per un errore. Beh, diciamo che l'importante è crederci. E aggiunge l'ex magistrato: prima di percepire il reddito di cittadinanza, percepiva il reddito di inclusione. Bene, se Di Maio stai sentendo questo, dovrà restituire, visto quello che dici tu, fatti restituire tutti i soldi presi con il reddito di inclusione. Visto che il padre ha detto che la figlia già prendeva altri sussidi, toglieteli, fatevi dare retroattivamente tutti i sussidi che ha preso. E poi continua il padre dicendo: mia figlia ha commesso il più grave dei reati possibili. Ma cosa ne facciamo di una persona che ha commesso questo reato? La buttiamo nella discarica? La mandiamo a fare la prostituta? Ma io non vorrei rispondere a queste domande perché le mie soluzioni sarebbero ancora, diciamo, diverse da queste, molto diverse, più pesanti. Però prima dice che la figlia è condannata per un errore. E poi dice: mia figlia ha commesso il più grave dei reati possibile. Quindi in due frasi hai detto il contrario. Quindi hai detto due cose contrapposte. E visto che hai detto due cose contrapposte, io sono sicuro che tu sai perfettamente che tua figlia è colpevole. Certo che, e si dice che i figli so pezzecore, però quando hai una figlia di questo tipo, io se fossi il padre, con tutto il bene che uno può avere a un figlio, ma quando hai un figlio che fa queste cose, io sinceramente avrei disconosciuto mia figlia. L'avrei allontanata e dice: guarda, non ti voglio neanche più vedere. Un padre magistrato con la figlia brigatista che uccide un povero uomo, D'Antona, questo povero uomo consulente del lavoro. Ma roba, nel 1999, fuori dai contesti del passato, dove neanche nel passato era giustificabile, cosa assurda. Quindi il padre Federica, no? Cosa facciamo di una persona che ha commesso questo reato? Io avrei tante idee, ma tante idee, non proprio belle. Un altro ex brigatista che prende il reddito di cittadinanza pieno si chiama Etro ed è quello che insultava Giorgia Meloni pesantemente con delle frasi raccapriccianti, disgustose,
che non posso neanche ripetere perché voi sapete che non si possono dire parolacce e neanche parole comunque forti perché i video vengono comunque penalizzati. Questo signore, tra virgolette, signore, i signori sono un'altra cosa, intervistato alla Zanzara, insulta il conduttore Cruciani, che gli chiede conto del reddito di cittadinanza da 780 euro al mese. Ma lui aveva già risposto per altre vie dicendo: ma se io sono in difficoltà i soldi me li devono dare. Avete capito? Questo signore, sempre tra virgolette, questo personaggio che ha fatto le cose più orribili contro le strutture dello Stato, adesso esige che lo Stato lo mantiene. Beh, caspita, veramente una mente sopraffina questa. E il conduttore dice: ma lei non si sente a disagio? E risponde: sentirmi a disagio? È una domanda retorica del bip. Che differenza c'è tra l'assegno sociale e il reddito di cittadinanza? Allora vi faccio una domanda. Dovevo fare le rapine? Ditemelo voi. Rinuncio al reddito di cittadinanza e mi metto a fare le rapine? Non rompetemi le palle. Beh, bisogna anche contestualizzare chi sta parlando. Un criminale che dice: o mi dà lo Stato i soldi o vado a fare le rapine. Capite che cosa c'è nel cervello di questa persona? Scrivetelo voi nei commenti del video cosa c'è dentro quella testa. Ma il conduttore continua e dice: la vedova d'Antona dice che è una vergogna. E qui ancora il brigatista risponde: questo è un problema loro. Un problema loro. Io sinceramente non ho mai avuto rapporti con i familiari delle vittime, però. Che signore, no? E poi dice: devo rinunciare al reddito e mettermi a fare le rapine? A questo punto però parte un vero e proprio elenco di insulti contro il conduttore. Mi stai rompendo il bip per avere un pochino di visibilità, capito? Cioè il conduttore sta cercando visibilità, no? Non so neanche chi caspita sei, detto con un'altra parola. Non me ne frega un bip, tutte parolacce, beh, dette da un signore così. Mi hai cercato tu, leggi l'attualità di ex brigatisti prendendo il reddito di cittadinanza? Bravo, complimenti, scrivi quel Kaiser che ti pare, che Kaiser mi chiami, cosa vuoi? Vuoi capire come si sente, mi sento di fronte a queste polemiche? Ma sono cavoli miei, detto con altre parolacce. Come caspita, detto con un'altra parolaccia, ti senti tu a rompere i bip alla gente e va avanti così con una serie di insulti, poi finisce con pezzo di baccalà, no? Ma forse, vista la reazione, o ha qualche problemino con la coscienza, o è completamente, come si può definire una persona del genere? Forse è meglio non definirla. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.